Freya, analogamente a Melitele o a Militele, è la dea della fertilità, dell'amore e della bellezza. I suoi simboli sono un gatto, secondo una leggenda viaggia per il mondo travestita da gatto, e una donna incinta. È venerata principalmente a Skellige, ma anche in alcune regioni del nord, vale a dire Kaingorn e Kovir, ed è popolare tra le donne indipendentemente dal loro domicilio o posizione sociale, persone strettamente legate alla natura come agricoltori, boscaioli, silvicoltori, cacciatori e popolazioni di Skellige. Gli Skelligers vivono a stretto contatto con la natura e Freya fa parte della loro vita quotidiana. Il bosco sacro si trova a Indar, sull'isola di Yggdrasil. Accanto ad essa si trova il tempio delle sacerdotesse di Sigfrida. Molti hanno sentito parlare di quel tempio, infatti le storie sul Brisingamen, il diamante gigante incrostato sulla statua di Freya, non sono rare. La gente viene da tutte le isole per accogliere il vischio benedetto, che si dice dia protezione e che venga utilizzato durante rituali in onore delle Modron, madri o matrone. C'è un'usanza nella famiglia reale di Kaingorn, in base alla quale qualsiasi aspirante sovrano, prima di salire al trono, debba trascorrere una giornata tra la gente semplice del ducato, eseguire una serie di compiti umili e pregare la sera nel tempio di Freya. Un giorno vi racconterò anche di come andò quella volta che ebbe il protagonista Deirdre Ademain, l'erede al trono di Kaingorn, nonché figlia sorpresa di Eskel.